Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati al vostro Mr. Fallpix 97. Oggi siamo su Need for Speed Most Wanted per l'appunto. Benissimo, prima botta. Ok, e oggi ragazzi mi leverò sta macchina qua perché fa veramente cagare. E mi metterò... Dove sei? Selezionato, una bella BMW coupé. Downtown, salta auto, sì. Bello sto logo della BMW. Bellissimo, bellissimo. Oh, 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 oh. Dai, caricati. Bella. Una bellissima macchina, niente da dire al riguardo. Se avessi un processore quad core, benissimo. Se avessi un processore quad core non mi darebbe più FPS. Ma purtroppo mi tengo questo. Porca puttana, già ci sta poco dalla carrozzeria già. Già stato velox di merda che rompe coglione. Allora, oggi volevo andare a fare una piccola gara. Volevo fare una piccola gara. Sì ragazzi, volevo andare a fare una piccola gara. Sempre di trovarne una. Ecco qua, schiantato. E mo lo sapevo. Allora, comunque questo video qua lo sto facendo così in attesa di mercoledì che mi arriva l'hard disk da 2 tera. Map. Sì, vabbè. Un minuto, raga, Allora, andiamo a cercare qualcosa di bello. Ford Mustang. No, ma io voglio cercare le gare. Perché solo macchine? Ok, raga, non ne ho trovata nessuna. Mi trova solamente punti di scambio, non so perché. Ma se io provo ad andare qua e poi voglio... Ma vattene. Allora, se io provo ad andare qua, cos'è? Ah, queste sono delle gare. Difficile double park. Arriva primo per sbloccare. Cosa? Non l'ho letto. Allora, arriva secondo. Arriva primo per sbloccare. Scocca aerodinamico. Attivo non... Bah, io ci vado. Mi interessa, vai. Ok, cosa possiamo fare? È difficile, boh, io non ci gioco quasi mai. Ma non so se è neanche una gara quella delle polizie che mi inseguono. E infatti. Posso... Tanto per sapere, posso giocare. Ragazzi, se, non dite, se lo sentite poco il gioco è perché ho il volume messo a 2, perché è tardi. Sono ad 1:30 di notte. Questo video me lo caricherò domani, penso. Non vi dico il giorno perché tanto se vi dico che oggi è tot, tipo magari dopo non ve lo pubblico. Qualcuno di voi ci può rimanere. Ok. Ah, è difficile, sì. Ok, me l'ero dimenticato. Questo è difficile. Allora, è difficile però. Ammazza, oh. Ma queste qua corrono. Ehi. Beh, no, poi non lo graffiare. Minchia, andiamo sulle costole. Porca mortacci di te. Mortacci tua. Ok. E volevo ricordare ad alcuni di vedersi tutto il video, di non stoppare magari a 2 minuti, tipo i primi minuti che gli sembrano che li sto annoiando. Ma in realtà non è così. Sì, vabbè. Dai. In realtà non è così, mi dovete dare solamente quei 2 minuti di tempo per cercare la gara adatta, diciamo, quello che riguarda il videogioco. E magari dopo lì potrà cominciare il divertimento. Perché ci sono persone che sono abituate a vedere un video, neanche la metà del video, il video dura per esempio 10 minuti, e loro se ne guardano neanche 5, se ne guardano 2 minuti, 1 minuto, e subito stoppano, e questo è un grandissimo errore. Perché non aiuta lo youtuber, colui che carica i video fondamentalmente per voi, ad avere più rispetto verso i propri suoi video. E questo gli causerebbe un fallimento totale di quello che ha realizzato. Per questo ve lo dico, raga. Tanto sono andato bene in gara. E allora siamo a 3 priorità. Terza priorità, quindi sarebbe come le 3 stelle in GTA. Ok, bellissimo. Potevo passare della mano, niente, ogni volta me. Ok, quindi ragazzi, cercate di vedere tutto il video, magari di analizzarlo il più possibile. Ah!
Ah, siamo a livello 4. Minchia raga, mi ero cacato in mano, per questo non ho parlato. Tipo di mettere non mi piace solo se necessario. Perché ragazzi, noto che ultimamente vedete tantissimi. Porca puttana. Bello, però sono passato. Noto che mettete tantissimi non mi piace. Non capisco perché, cosa sbaglio. Prima tutto questi mi piace non ce l'avevo. Facevo le stesse cose. Facevo lo stesso gameplay, lo stesso commentary. Invece adesso tutto è cambiato, non so perché. Tipo c'è qualcuno che mi odia, magari mi lascia il non mi piace, va bene questo oggetto, però mi scriva nei commenti perché il video non vi piace. Perché voglio capire cosa che non vi piace, oppure se l'ho fatto apposta siete delle pezze di merda, scusate il termine. E se siete persone che solamente si passano questo, ma dai, ci passavo di striscio. E le persone che solamente si passano questo piacere, quando per farmi stare male, io raga, de bastarde, cosa cazzo vi devo dire? Tipo, boh, io spero che non siate iscritti al mio canale per mettere questo non mi piace. Tipo, se come la penso io, se lasciate non mi piace solamente per così per passare tempo, diciamo, senza nessun scopo dimostrativo del video. Vabbè, mortacci da ruota pure. Ma vaffanculo, cazzo di auto. Non serve più l'auto. Sì, ma vabbè. Parla di meno tu, che diligenza, pezzo di merda. Ok, faccio una cosa epica. Sì, l'ho tenuta, raga, l'ho tenuta. Oh, sì. Ma perché loro non si dovessero allontanare automaticamente quando cambio il colore? Raga, ma quanto sta durando il suo tempo? 3 minuti e 43. Mortacci vostro. Ah, ok, benissimo. Vai, vai, tienila, tienila, tienila. Oh, ma perché sto blocco stradale? Oh, levati. Ok. Quindi ragazzi, ritornando al discorso prima, spero che l'abbiate capito. Non dico che il non mi piace non ci deve essere, ma almeno datelo con un giusto. Vabbè, momenti di lag, cose così. Livello 5, raga. Con una buona motivazione fatemi sapere, perché tipo se una persona lascia non mi piace, prima lascia non mi piace e dopo scrive nei commenti: vedi che non mi sei piaciuto perché tot, perché hai sbagliato questo, devi migliorare questo. A me fa piacere. Porca puttana, dai. Ah, una macchina sola, però tipo a me mi fa piacere, raga, non... tipo ci rimango male, sì, però mi fa piacere lo stesso. Ci rimango male, però da una parte ci rimango male e dall'altra mi aiuta a riflettere su cosa migliorare nei video, se voi me lo dite, giusto? Tipo questo è per farvelo ben capire. No. Vai, sì. Tipo non mi faccio catturare queste pezze di merda. Non ci sto andando letteralmente bene. Sì, vabbè. Ma cosa devo fare per non farmi acchiappare? Non ho capito. Tipo c'era prima e seconda posizione. La prima c'era quella cosa dell'aerodinamica, l'aerodinamica. E l'altra... Ah, ho capito. Ho capito, raga. Vedete qui sopra che c'è messo inseguimento 18.420? Questi sono i punti che ho fatto fino adesso. Io mi scontro con le macchine, oppure faccio, che ne so, forse rompo dei pali. Almeno io penso se rompo dei pali vale lo stesso. Sì, no. Se faccio solamente dei danni alla macchina, mi aumentano i punti. Se arrivo a quella somma là, a quella somma di punti, quella 51.010 punti. Ah, quando ho iniziato bene, bene. No. Vabbè, passo da lato. Chi se ne frega, muori. Se arrivo a 51.010, minchia, non ce l'ho scandato. Tipo automaticamente ho fatto la prima posizione. Avete capito, raga? Vai, dai, no. Vai, sì. Ok, non c'è nessuno. Va. Da, porca puttana, non laggare. Ok, ragazzi. Vai, la mappa la vedo, non c'è polizia da mandare. Rivedo il proprietario di mio, sono arrivato. Oh, no. No. Vai. Dai. Dai, vai, ti prego.
Dai, sono al livello 3, dai, dai. Vai, vai. Dai, guardo la mappa, non c'è nessuno. Ce la posso fare. Allora, secondo me se supero 51.000, che forse sarebbe impossibile, io dovrei aver fatto la prima posizione. Di nuovo, sono a livello 2, raga. Tipo una cosa... Ah, facciamoci qua. Vai, vai. Mettiamoci qua. Vai. Nessun contatto. Centrale, vogliamo catturarlo o no? Mandateci dei rinforzi. Centrale, lo vedo, lo vedo. Va, vaffanculo. Mortacci vostra. L'emanazione in batto 450 punti. Beh, qua c'è passo da qua. Oh, non è che mi sembra così difficile come cosa. Suca. Lo so, ma che ci posso fare? Io mi devo difendere, no? Non è che posso stare a badare a voi. Quindi ragazzi, io sono un youtuber con ben preparazioni. Vorrei diventare ben presto come fanno gli altri. Speriamo un giorno di arrivare a grandi prestazioni, a grandi livelli. Io ragazzi ho grande potenzialità. Vai! Sì! Raga! Primo! Yeah! Sono veramente... Ora è disponibile la spina Most Wanted. Ragazzi, sono... Oh, dove è il joystick? Ok, vabbè, scusate, l'avevo posato. Sì! Ragazzi, ce l'ho fatta! Ma come cazzo? Ma come cazzo? Raga, poi vi metto il replay, perché io non neanche l'ho visto, quindi lo vedrò io cosa ho fatto. Ok. Ok ragazzi, siamo arrivati secondi. Primi, che cazzo dico. Ho fatto un sacco di punti, quindi adesso per vedere io... Vabbè, va. Per vedere io quanti punti ho. Ah, scusate. Allora, ho 74.640 punti. Beh, una bella somma. Sono decimo tra le altre che si avvendono tra Mercedes, Shelby Cobra, Lexus. La Lexus, che è al settimo posto, ha 315.000 punti. Non so cosa significa SP, come si chiamano questi punti, tipo non lo so. Ma comunque raga, il video di oggi è finito qua. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre di lasciarmi un bel pollicione in su, se ci sta come sempre. Se volete mettere non mi piace, scrivetemi nei commenti il motivo per cui state mettendo quel non mi piace. Prima mettete non mi piace e dopo scrivete quel commento. Così mi aiutate a capire bene cosa ho sbagliato. E noi ragazzi ci rivediamo al prossimo video. Bella ragazzi, al prossimo video. Ciao.